Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento, nuovo giovedì, altro 60 News, il nostro zoom sul territorio, quindi analizziamo i vari territori dal punto di vista politico, dal punto di vista del sociale, dell'attualità e anche delle varie iniziative che si svolgono e vengono portate avanti. Qualche settimana fa abbiamo avuto qui nei nostri studi il sindaco di Guardavalle, Pino Ussia, il quale aveva detto alcune cose fra l'analisi che aveva appunto esplicitato riguardo a quanto fatto dall'amministrazione comunale nel 2015 e fra le altre cose avevamo parlato anche dei rapporti che intercorrono tra maggioranza e opposizione. Allora questa sera abbiamo la voce della minoranza al comune di Guardavalle. Io saluto e ringrazio Nicola Montepaone, consigliere appunto di minoranza Guardavalle nel cuore. Buonasera Montepaone. Buonasera a voi e a tutti. Ecco, buonasera consigliere. Quindi dicevamo, alla domanda quali sono i rapporti fra minoranza e maggioranza, il sindaco ha fatto delle dichiarazioni ben precise parlando di una parte della maggioranza, perché lo diciamo per correttezza di informazione, le minoranze sono due a Guardavalle, quella rappresentata da lei e l'altra dal consigliere Purri. Ma il sindaco parlava proprio di un rapporto difficile proprio con lei, consigliere Montepaone, quindi parlava di continuità. Interrogazioni da parte sua, di comunicazioni anche fatte in prefettura proprio perché diceva che il sindaco non rispetta i termini per dare risposta alle interrogazioni da lei presentate. Insomma, che cosa c'è? Intanto do la parola a lei e lei dirà ovviamente la sua. Allora, io prima di tutto devo ringraziare l'amica Rosi che mi ha invitato per, come dire, sentire le ragioni di questo mio comportamento che viene denunciato da parte del sindaco. Ringrazio anche la redazione che mi sta ospitando negli studi di Telemia. E per quanto mi riguarda, non mi meraviglia più di tanto l'atteggiamento che il sindaco, questo sindaco, tiene nei miei confronti immediatamente dopo le elezioni che ci sono state. Elezioni che ci hanno visto, è bene ricordarlo, un centrodestra diviso sulle macerie di un'amministrazione che è stata, come dire, deficitaria sotto diversi aspetti e nessuno ha voluto o vuole nasconderle, tantomeno io, che ha portato alla fine anticipata di quella consiliatura. Un centrodestra, che si è presentato diviso e che ha portato, al di là, diciamo, di quella proposta che è stata premiata dalla cittadinanza con a capo l'attuale sindaco Pino Ussia, dall'altra parte c'è questa minoranza che tuttora ha difficoltà a dialogare e mi auguro che prima o dopo si riesca a far prevalere quello che è il senso di responsabilità che ha caratterizzato un po' tutti nel centrodestra negli anni passati, che ha portato anche ad avere un ruolo guida all'interno di Guardavalle e che oggi purtroppo per mille motivi che non sto qui ad analizzare o a dichiarare ci vede un po' divisi, ma ognuno fa la sua politica così come penso venga indicata o dagli elettori o dagli organi di partito che a Guardavalle esistono. Ma difficoltà di comunicazione o difficoltà di altra natura, di altro genere? Ma bisogna, per onestà politica e intellettuale, bisogna dire che le difficoltà esistono in tutti e due gli ambiti. Perciò io dico che quell'esperienza amministrativa così traumatica, che è finita così in modo traumatico, ha lasciato, diciamo, dei residui che non sono stati metabolizzati fino ad oggi e che mi auguro domani vengano metabolizzati e vengono anche superati quelle difficoltà. Di conseguenza, richiamandomi, dicevo che le esternazioni del sindaco, le denunce verbali che dette qua dentro o nel suo messaggio Il video ecumenico, messaggio. chiamiamolo così, di fine anno che ha voluto dare alla cittadinanza per gli auguri, e anche in quell'occasione, che mi pare era la meno adatta, ha
ha tirato in ballo il nome del consigliere Montepaone, come additandolo come colui il quale è da freno oppure da ostacolo oppure quello che si mette di traverso nell'attività amministrativa. Niente di tutto ciò è vero, conoscendo lui e la gente conoscendo me. 40 anni di politica, con i ruoli che io ho avuto l'onore e il piacere di rivestire, due volte sindaco, 18 anni in consiglio provinciale, di cui 5 l'ultimi da assessore, mi hanno insegnato che è il popolo quello che decide chi deve rivestire certi ruoli, per chi si propone, e mi pare che nella mia esperienza politica personale e anche professionale, consentitemi di richiamarla, non mi sia mai posto in modo dirompente oppure mi sia mai messo di traverso. E proprio perché parto dal presupposto che chi si candida va incontro o a vittorie o a sconfitte, ma chi vince non deve poi pensare di essere il padrone del mondo, oppure chi perde non deve accettare la sconfitta e mettersi di traverso. L'ho dimostrato in mille occasioni, in mille modi, non vedo il motivo per cui oggi io debba essere additato da questo sindaco come colui il quale non lo fa stare tranquillo e gli dà fastidio. Ecco perché il primo cittadino parla di una minoranza poco costruttiva, riferendosi in particolare, come dicevamo prima, alla sua minoranza. È solo una questione di diverse vedute politiche, di ideologia politica, perché la sua è una lista di ispirazione di centrodestra, il sindaco è del Partito Democratico, quindi ha a che vedere proprio con una diversa visione partitica, più che politica. Oppure non c'è, perché poi i rapporti tra maggioranza e minoranza praticamente ovunque sono aspri, però devono essere volti a un denominatore, deve esserci un denominatore comune, che è la crescita della comunità, lo sviluppo della comunità, insomma, per il bene, appunto, operare insieme per il bene poi della comunità. Nessuno più di me penso di aver dimostrato di tenere alla mia comunità, la mia non in senso di proprietà, ma di appartenenza a questa comunità. Di conseguenza non è, come dire, un motivo di scontro appartenere a due schieramenti politici opposti, centro-sinistra e centrodestra, ma aggiungo che non è neanche un motivo di scontro quella sulla programmazione o sull'attività amministrativa. Il mio atteggiamento deriva dal suo atteggiamento, che non è affatto rispettoso. No, io ho chiesto mille volte in consiglio comunale di essere rispettato nel ruolo di consigliere comunale e poi di Nicola Montepaone, ma di Nicola Montepaone me la discuto eventualmente in altre sedi, però il ruolo di consigliere comunale desidero che venga rispettato. Non è possibile, quando lui dice, e lo conferma, che io mi sono rivolto a Sua Eccellenza il Prefetto e l'ho fatto una sola volta, non è possibile, quando io faccio le interrogazioni il 30 di aprile 2015 e mi viene risposto 10 giorni fa, vale a dire il 10 di gennaio 2016. Lui stesso dice che non rispetti i tempi, ma non rispetti i tempi a tutte le interrogazioni. Ed io perché faccio le interrogazioni? Perché nel momento in cui io vedo un problema ed è difficile dialogare con questo soggetto, perché per gli altri io non ho avuto mai problemi con nessuno, neanche con, come dire, gli altri consiglieri o assessori o altri sindaci, al di là, diciamo, di quegli scontri che sono stati in consiglio comunale, che ci sono tra varie componenti e compagnia bella, che possono anche arricchire il confronto fino a un certo punto, non certamente come dice il sindaco, che dice un confronto astioso può anche starci, astioso no, no astioso un confronto no, acceso, aspro, acceso sì, ma astioso, però astioso no. Mi auguro che lui abbia sbagliato nell'affermare questo, ma probabilmente però è stato un sindaco che arriva la diffida del prefetto per approvare il bilancio e non ce la notifica né a me né al consigliere Purri.
un sindaco che gli viene sollevato dal sottoscritto il problema della polizia dell'Unione dei Comuni e mi risponde dicendo che io l'ho fatto sconfisciare dalle risate. Un sindaco che in consiglio comunale abbandona la sua sedia, si alza in mezzo alla sala, si batte la mano sulla tasca dicendomi che mi devo mettere le mani in tasca. Un sindaco, dopo che io scrivo l'ennesima interrogazione, mi dice che ha fatto un concilio per capire quello che io scrivo, perché io posso pure capire che la sua cultura, la sua alta cultura, si va a scontrare con la mia, come dire, mediocrità letteraria, però mi pare che siamo fuori da ogni logica e da ogni canone di istituzionale nel momento in cui un consigliere comunale si vede, come dire, penalizzato oppure offeso, tra virgolette, da questi atteggiamenti. Ecco, ripeto, questi sono aspetti ovviamente che, di cui non dovremmo neanche discutere, perché, come dicevo prima, maggioranza e opposizione devono, seppur nella dialettica, magari in un confronto aspro e acceso, ma devono collaborare nell'interesse della propria comunità. Quindi lei parlava dei punti sui quali non vi trovate d'accordo, insomma, sulle azioni proprio amministrative o comunque che l'amministrazione sia certo, adottato. Ci sono delle divergenze. In particolare quale? Ci sono delle divergenze. Allora, quando lui dice che io gli ho dichiarato la disponibilità, sì, dopo mezz'ora che erano ufficiali i dati elettorali per la sua elezione, io sono andato per congratularmi, così come ho fatto in altri tempi, quando, come dire, sono state le elezioni e la parte, come dire, che mi appartiene, la parte politica dove io milito, e veniva ad essere sconfitta. Io mi sono avvicinato, sono andato nella sua sede per fare gli auguri e dichiarando la mia disponibilità. Ebbene, lui in questi due anni e mezzo di amministrazione ci ha convocati solo due volte, quando dico due, solo due volte, per informarci, uno sull'unione sulla polizia dell'Unione dei Comuni, sì, notificandoci che il suo partito era contrario a continuare l'esperienza all'Unione dei Comuni come polizia, e chi ci avrebbe poi aggiornato sugli sviluppi. Da un anno e mezzo non se ne sa niente. I vigili urbani sono tornati a Guardavalle, non si sa quanto ci è costata quell'attività e copriva. L'altra, per informarci della causa della vertenza tra Comuni e Varzi, dove il Comune in secondo grado è stato condannato a pagare una somma di 1.080.000 euro. Allora, e poi ci sono quelli istituzionali, gli incontri istituzionali, che sono le conferenze dei capigruppo per convocare i consigli. Allora, mi vuole spiegare questo sindaco cosa intende per collaborazione da parte del sottoscritto? Forse si aspetta che io la mattina col cappello in mano mi metto dietro la porta per avere sue indicazioni? Non è così, né sarà mai così. Io ho chiesto, né tantomeno sono così ingenuo da pensare che da consigliere di minoranza io vado a determinare le scelte dell'amministrazione. No, questo non sono così ingenuo, è ovvio, no. Però un sindaco che vuole la collaborazione della minoranza, e il consigliere Purri lo ha dichiarato anche nell'ultima seduta del Consiglio del 31 dicembre, un sindaco che vuole la collaborazione della minoranza deve convocarla sui temi che riguardano in generale il paese, sui temi che riguardano i bilanci, che sono scelte politiche che poi ricadono sull'attività amministrativa e sullo sviluppo di Guardavalle. Un sindaco deve convocare la minoranza nel momento in cui si va a programmare un qualcosa che interessa la collettività. A me non interessa l'attività spicciola, a me interessa essere, come dire, coinvolto, se lo ritengono, nel momento in cui ci sono temi, programmi ed altra cosa. Questo non succede, non è avvenuto.
Ecco, cosa vuole da me? Come mai, vabbè, questa magari è una domanda che dovremmo fare al consigliere Purri, ma visto che siete appunto... Vabbè, ognuno fa la posizione come meglio certo, ritiene, per sì, l'amor sì, di ma Dio. Siccome il sindaco ha dichiarato che mentre la collaborazione almeno in parte dal consigliere Purri la riceve, mentre da lei praticamente no, che cosa fa di diverso rispetto a lei il consigliere Purri? Io non lo so, io per la sua professione sicuramente frequenta più di me la sede comunale per la sua professione di tecnico, ma di quello che fa non lo so. Io in consiglio comunale ho, come dire, tante volte senza aver parlato o aver concordato abbiamo votato insieme o contro e ci siamo astenuti. Il consigliere Purri in una seduta di consiglio, come dire, gli ha detto che quella maggioranza, questa maggioranza è un comitato d'affari, torno a ripetere, parlo con grande rispetto per quanto mi riguarda sull'attività del consigliere Purri e sulla sua attività politica, comportamenti che tiene in consiglio, ma poi quello che fa io non vado a seguirlo. Di conseguenza non ci sono queste cose. Senta, consigliere Montepaone, rispetto al messaggio a cui lei accennava, quel messaggio di fine anno, il video messaggio realizzato appunto dal sindaco, che cosa ne pensa rispetto alla parte finale quando annunciava anche in modo abbastanza forte, era più una denuncia nei confronti di chi a Guardavalle vorrebbe bloccare questa attività amministrativa e quindi c'è una situazione abbastanza difficile e complessa di cui il sindaco ha parlato apertamente. Che cosa ne pensa lei invece? Ma guarda, il problema che ha denunciato il sindaco a me, come dire, proprio per questa mancanza di comunicazione non ne sono a conoscenza, né tantomeno, come dire, mi è piaciuto quel riferimento sottile quando dice un gruppo di cittadini, siccome siamo a Guardavalle, che poi non è New York oppure Milano, e si vive in un modo che ognuno sceglie, nel modo in cui ognuno sceglie, avendo amici, come dire, vivendo la giornata con amici e compagnia bella. E questo sindaco forse in modo sottile voleva far intendere un qualcosa o mandare qualche messaggio. Per quanto mi riguarda e ci riguarda, non mi interessa, cioè non mi tocca, non ci tocca, né a me né agli amici di Forza Italia. D'altronde io sono abituato a firmare tutto ciò che faccio, a dichiararlo in consiglio comunale e la mia... proprio perché ho messo sempre la faccia nel rispetto delle persone prima di tutto. Cosa mai, cosa che lui non ha tanto, come dire, non tiene tanto in considerazione questo fatto. È chiaro che da parte mia poi non può pretendere il voto favorevole in consiglio comunale quando sulla materia finanziaria del comune abbiamo idee completamente diverse o visioni diverse o convinzioni diverse, che sono quelle di una, da parte di questa amministrazione, che devo dare atto, perché è giusto dare atto, perché non tutto poi è negativo, per l'amore di Dio, la mia onestà intellettuale e politica mi porta a comportarmi in questo modo per esprimere apprezzamento in certi campi, però critiche anche in altri. Ecco, quali sono i campi in cui lei esprime apprezzamento? Io i campi in cui, come dire, esprimo apprezzamento, possiamo iniziare dalla differenziata, sta andando bene, anche se io mi ero permesso, proprio per collaborare, mi ero permesso di suggerire di fare delle mini isole ecologiche, anche per, come deterrente per coloro i quali ancora oggi, in modo minore, lasciano le buste in giro. Invece, avendo delle mini isole ecologiche, una casomai in marina, un'altra in paese, e poi avere, come dire, la possibilità di smaltire quelle opere pubbliche che si stanno facendo. A proposito di opere pubbliche, però, bisogna anche per quell'onestà politica, che evidentemente è carente in questo sindaco, perché lui ha la cultura dell'io, io
nel consiglio comunale la mia dipendente, il mio ragioniere. Forse abbiamo scoperto che ha qualche azienda e questo personale è il mio, sono dipendenti comunali i quali meritano rispetto. E proprio perché è carente di onestà politica, dimentica di dire volutamente che la Piazza delle Feste o Piazza Carmine, il finanziamento è stato iniziato e portato avanti dal sindaco architetto Pino Tedesco per 600 e passa milioni. Mila euro. È chiaro che i lavori vengono fatti in questo periodo e dovevano essere. C'è una continuità amministrativa, politica amministrativa. Però il merito oggi, così come dice lui, è tutto suo. Non è vero, parte da quella scelta che era stata fatta da quell'amministrazione con tutti i suoi problemi. La fascia a mare, dove noi siamo stati additati come coloro i quali volevano venderla o svenderla, la dimostrazione è che quel sindaco dell'epoca, architetto Pino Tedesco, ha ottenuto un finanziamento di 320.000 euro che oggi stanno facendo. Ma dillo, è giusto che si esprima apprezzamento per il lavoro che viene fatto. I marciapiedi in marina è stato dato un contributo di 200.000 euro che poi si è fermato per la questione della finanziaria del comune. Allora io dico, è giusto che venga dato merito anche a questo, come venga dato merito anche alla professionalità dei due assessori che ci sono là dentro in materia finanziaria, di contabilità e tutto. Però non può passare il messaggio che tutto va tutto bene in materia di bilanci. Io ho dichiarato che i bilanci che vengono approvati in Consiglio Comunale sono falsi e lo ripeto che sono falsi, perché nel momento in cui l'amministrazione comunale all'inizio del 2015 contrae un mutuo in base all'ex articolo 8 mi pare della decreto legge, ex articolo 8 del decreto legge 78-2015 di 1.200.000 euro, un mutuo trentennale impegnando il comune fino al 2045 per pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali. Ho saputo che l'anno scorso, a novembre, il comune ha attivato un altro mutuo di 850.000 euro, impegnando il comune per altri 30 anni, fino al 2045, 2 milioni in più di debiti. Ma non è questo, solo questo. Quando era stato dichiarato il dissesto, non dall'architetto Tedesco, perché non è possibile pensare di ribaltare la realtà dicendo che i debiti li ha fatti l'architetto Tedesco. Dalla rilevazione fatta dal commissario straordinario per la liquidazione del dissesto, sì, è emerso che 130 cittadini hanno fatto la domanda per avere riconosciuto il debito, sono state aperte 250 cartelle e alla fine veniva rilevato una massa debitoria di 9 milioni e 700 mila, tolti i 250 mila, adesso non ricordo, per Equitalia, veniva accertato un debito di 9 milioni e 200 mila. Non si può dire che questo debito non ha fatto neanche in tempo a fare questi debiti. D'altronde io qua ho tutto il lavoro fatto dal commissario, che poi sono atti ufficiali, perché non, ecco, con gli elenchi magari tutto. Brevemente, anche perché poi ci soffermiamo molto su questo aspetto, non lo tocchiamo perché si dovrebbe leggere i nomi, certo, è una materia abbastanza quell'elenco complessa. Si vede il tempo in cui è stato creato il debito. Allora questo problema io l'ho sollevato in consiglio. Loro cosa hanno fatto e cosa stanno facendo? Stanno riconoscendo dei debiti. Io ho detto che sono disposto a votare il riconoscimento dei debiti purché si parli anche degli altri, perché non si può nascondere sotto il tappeto questa massa debitoria. Cioè, tant'è vero che in una seduta di consiglio, siccome era ripetitiva questa mia richiesta, in un seduto di consiglio il capogruppo di maggioranza ha invitato il sindaco e dice: una buona volta per sempre portasi i debiti, cane, vediamo qual è. E io questo. E allora non si può pretendere che io voti i debiti
il riconoscimento di un debito oppure i riequilibri di bilancio o i bilanci veri e propri. Perché viene nascosto tutto questo. Purtroppo si tende ad addossare la colpa alle precedenti amministrazioni, e questo succede, succede un po' ovunque, e si tende proprio a non riconoscere quanto fatto appunto precedentemente, interrompendo quella continuità di cui parlavamo. Secondo me, a mio avviso, è una cosa assolutamente sbagliata, perché poi bisogna dar merito, perché appunto deve essere, ci deve essere quel denominatore comune, la crescita del proprio, della propria città, del proprio paese. Cercando. Quindi, secondo il consigliere Montepaone, attualmente a Guardavalle ciò che funziona è soltanto la raccolta differenziata. No, non dico. E cos'altro? Quello su cui invece bisognerebbe più incidere, secondo lei? Guardi, il turismo, cioè il turismo bisogna inventarsi un qualcosa, perché non abbiamo quelle strutture turistiche che possono attrarre così tanto. Ci sono, come dire, delle realtà turistiche, dei villaggi e poi altre cose, però ciò non basta, cioè non basta nel senso che dice abbiamo fatto l'estate, ma l'estate è estate guardavallese, sì, per il divertimento, al di là del fatto che io non, per mia convinzione non sono d'accordo che 30 giorni metà luglio, metà agosto devono essere occupati da spettacoli o da iniziative varie, perché così, come dire, è come catturare la gente e non lasciarla libera per andare a frequentare locali pubblici e tutto. Ma questa è una scelta. O per visitare il centro storico che è cadente, ma non perché è colpa del sindaco, per l'amor di Dio, è un centro storico che ha sofferto uno spopolamento e uno sviluppo disordinato degli anni 70, e si va a vedere chi poteva essere chi erano gli amministratori, uno sviluppo urbanistico disordinato a Guardavalle, e oggi ci troviamo, come dire, a pagare un po' quelli che erano le scelte, che sono state le scelte di allora e che sono un po' le scelte anche di oggi. Io non è che per le mie esperienze, per i miei ruoli, io non è che mi sento esente da colpe o di aver fatto tutto perfetto. Io ho commesso i miei errori, delle volte sono stato messo nelle condizioni di riconoscerli, altri che forse non conosco, ma di cui io sono pronto a confrontarmi per discutere di questi problemi, però ecco, è un po' tutta una storia di trascuratezza che è stata fatta nei confronti. Oggi avvertiamo tutti la necessità di chiedere lo sviluppo di Guardavalle, il recupero del centro storico e la valorizzazione del centro storico, la valorizzazione dei prodotti e tutto. Per fare un esempio banalissimo. Sì, così ci avviamo poi alla conclusione. Poi chiudo con altri due argomenti. Per fare un esempio banalissimo, io ho saputo che poi è un carissimo amico con il quale ho collaborato, il dottore Francesco Quaranta ha messo, come dire, tra i suoi obiettivi il recupero del vitigno autoctono Guardavalle. Io non ho avuto modo di poter, lui lo sa, siamo pure parenti, ma non è questo, ma il vitigno autoctono è stato in parte recuperato, tant'è vero che io ho avuto da assessore provinciale con l'istituto agrario provinciale. E allora il sindaco parla di proposte per lo sviluppo di Guardavalle Centro, ma è l'ennesima dimostrazione che lui sta facendo dei progetti preliminari, però la minoranza, perlomeno per quanto mi riguarda, io non so niente. E allora, siccome riguarda tutta la comunità, perché non vuoi coinvolgere le espressioni della comunità, che sono pure io, essendo in consiglio comunale? Ecco, consigliere Montepaone, si possono superare secondo lei queste divergenze sempre per il bene della comunità e sempre comunque nella dialettica che deve esserci, vivace, di confronto assolutamente, di scontro e confronto finalizzati comunque a portare insomma un po', come dire, di serenità. Di serenità, ecco. Si possono superare queste difficoltà. Non estremizzo, come dire, gli scontri verbali o politici. Io per la politica, la mia filosofia è di non dover mai perdere rapporti umani, però
il sindaco non mi può scrivere in una risposta di interrogazione che sta valutando di querelarmi. Io non vedo l'ora. Cioè, se da una parte ci può essere una certa disponibilità, dall'altro non posso assistere a una lettera che mi dice che valuta la possibilità di querelarmi se io vado a fare, siamo alla follia. Se io io ho per due volte scritto per il baratto amministrativo, tutti quanti, tanti comuni le hanno fatto. Mi sembra che sia stato bocciato poi. Bocciato due volte. Comunale, però poi che fa l'amministrazione? Va a fare l'affidamento di 15.000 euro per la pulizia delle aiuole e del verde pubblico, cosa che poteva essere fatto dai cittadini con uno sgravio della cosa. E allora dico, cioè c'è una chiusura netta, ma neanche a discutere. Dice, invece di rispondermi soprattutto al baratto amministrativo o alle mini isole ecologiche, mi chiamava e mi diceva: guarda, non si può fare per questo, no, la lettera fredda, perché io devo fare la tesoreria, noi c'è contratto, ho scritto, io scrivo una cosa e loro mi rispondono un'altra. La questione della mensa scolastica, il capitolato di gara lo hanno fatto loro, non l'ho fatto io, non hanno messo la frazione Elce della Vecchia. Oggi mi viene in modo paternalistico e dici i bambini devono mangiare, e chi dice di no? Però il capitolato dice che bisogna utilizzare un mezzo idoneo nel capitolato. Nel capitolato dice che la ditta deve acquistare le attrezzature, non il comune 8.000 euro le attrezzature. Chiudo con la questione delle strade provinciali. Ecco, pure qua, lui tutto, tronfio, cerca di accampare meriti nel momento in cui la strada Guardavalle Scalo sarà oggetto di un finanziamento di 700.000 euro per completare quei piloni che sono rimasti sospesi. Io volevo ricordare, che gliel'ho detto in consiglio, che nell'ultima seduta del consiglio provinciale dell'aprile 2013 era stato già stabilito quei 700.000 euro che dovevano essere erogati dal Ministero. Oggi prendo atto che il Presidente Bruno è così, attento a contrarre un mutuo che è stato fatto a dicembre per completare quella strada. Però io non mi sono sognato di dire io facevo parte della maggioranza. Abbiamo fatto una strada che può definirsi tale, abbiamo costruito una strada per Guardavalle Elce della Vecchia, si vuole accampare il merito del Burrone e Borgorosso, perché si vada a guardare le carte, è un finanziamento del 2013, amministrazione Vandaferro, progetto Vandaferro, dopodiché la procedura, adesso sono consegnati i lavori. Vado a recuperare 800.000 euro per il fiume, è che siano state realizzate queste opere, e vado a recuperare quelle somme di Ponte San Rocco, ecco, di cui usufruiscono poi tutti, destra, esatto, e sinistra, ovviamente, perché non ci sono poi colori politici in questo. Ecco, lo ricordiamo intanto, visto che lei ha citato anche Vandaferro, comunque è stato sindaco per diversi anni, lei del comune di Guardavalle, consigliere provinciale ma anche assessore provinciale sotto la guida appunto di Vandaferro. Giusto per concludere con una brevissima battuta, quindi lei, come diceva prima, milita nelle file di centrodestra e da sempre, in modo coerente, modo di Forza Italia, ma un centrodestra che ha difficoltà davvero a dialogare. Che cosa sta succedendo? Parliamo anche a livello locale, soprattutto Soprattutto comprensoriale, certo, perché anche a Soverato la situazione lei la conosce bene. Io sono stato contattato dai vertici, anche dal coordinatore provinciale Mimmo Tallini, con il quale ho avuto uno scambio di vedute, mi ha, invitato ad assumere qualche ruolo, un ruolo che poi andremo a definire, non so ancora se sarò disponibile o meno, poi vediamo. Perché bisogna dare pure spazio, perché io l'ho detto e lo torno a ripetere anche ad altri amici, la mia esperienza politica attiva finisce con questa consigliatura. Io sono stato eletto la prima volta nel 1978 consigliere comunale, per me finisce oggi, e oggi mi trovo ad essere consigliere perché mi sono candidato dopo la spaccatura del centrodestra per non disperdere, mettendoci la faccia, per non disperdere quel patrimonio. Forza Italia ha vissuto momenti di massimo splendore, di massimi consensi. Oggi è ridimensionata.
Forse questa è un po' la forza sua, naturale, che può avere, certamente che cercando maggiori consensi, nessuno vuole rimanere statico in una posizione. Cioè lei dice ha vinto le elezioni proprio per questa, per il fatto che il centrodestra è dilaniato? Certamente, la popolazione guarda con attenzione, non sottovalutiamo, come dire, la popolazione quando ha da scegliere oppure ha da individuare chi deve rappresentare, chi può dare, come dire, certezze o cose. Perché poi, ecco, sotto questo aspetto bisogna dare atto che il PD a Guardavalle ha saputo creare una formazione, ha saputo riprendersi dalla sconfitta che aveva avuto un anno e mezzo prima, quando si era candidato di nuovo il dottor Antonio Tedesco, ed è ripartita. Ecco, non dico che dobbiamo copiare, perché non abbiamo la forza né uno né l'altro partito di centrodestra ad essere, a poter correre da solo, però io, come dire, prendo sempre il buono anche se dall'altra parte. Secondo me, siccome tutti i partiti, non è una novità, poi nei paesi si estremizza ancora di più, io mi auguro che si possa riprendere un cammino per, come dire, non imporre, ma per far vivere quelle che possono essere le nostre proposte e poi concretizzarle. Per quanto mi riguarda, io continuerò a lavorare nel mio piccolo per il bene di Guardavalle. 40 anni di politica non possono essere messi in discussione dagli atteggiamenti di questo sindaco. A lui voglio solo dire che il sindaco passa, le persone rimangono, la carica passa, di non sentirsi il padrone del mondo perché è sindaco. Deve dire grazie alla cittadinanza, cittadinanza che, come dire, vuole anche essere amministrata in modo sereno e rispettoso. Nei paesi, poi si sa, ci conosciamo, di conseguenza, secondo me, così come è sempre stato, e per quanto mi riguarda sicuramente la mia storia lo dice, il rispetto dei ruoli, delle persone, delle prima politiche di tutto, certo. va fatto e portato sempre avanti. E allora saluto il consigliere di Guardavalle nel cuore, consigliere di minoranza Nicola Montepaone. Adesso cambiamo completamente registro e io vorrei partire proprio da un numero di telefono, perché è un numero importante, lo scopriremo nel corso di questa seconda parte del nostro 60 News. 0961 722096. E allora do il benvenuto a Luciano Celia. Buonasera. Buonasera a lei. Luciano, presidente dell'associazione di una Onlus, chiama Ti Ascolto per la tutela dei diritti dei cittadini, con sede a Catanzaro, opera su Catanzaro, ma raccoglie, diciamo così, le problematiche, i problemi comunque della cittadinanza in generale. Sì. Allora, intanto, perché nasce, di cosa si tratta? Allora, prima di tutto, buonasera dottoressa Urso, ringrazio lei e la televisione Telemia a ospitare qui la mia persona in qualità di presidente dell'associazione di volontariato Chiamati Ascolto Onlus. Nasce su un'analisi fatta sulla nostra città, sui problemi della gente, anche perché per un'analisi fatta da quello che accade a livello nazionale, perché poi si ripercuote anche nella città sulla crisi economica e sulla disperazione della gente. Allora, Chiama Ti Ascolto è un modo di dire alla gente: noi siamo qui ad ascoltarvi, anche a portare i vostri problemi. Il Chiamati Ascolto si fa forte da una partnership di ben 21 professionisti pronti a dare il loro supporto gratuito alla città, ai cittadini, per la tutela dei diritti dei cittadini. Perché? Perché, come lei ben sa, c'è tanta disperazione intorno a noi, gente che ha bisogno anche di quel supporto tecnico che non si può permettere oggi perché viene tartassata e perseguitata da questo Stato, da queste tasse. Allora c'è anche perché il ceto più colpito è quello dei pensionati e dei dipendenti, dove non hanno più la possibilità di far fronte a delle spese per tutelare i loro diritti. Ecco, un'associazione che nasce da poco, è molto sì, giovane. Siamo nati nel mese di novembre, esattamente il 2 di novembre, è un bel giorno,
però comunque per noi molto fortunato. Lo riteniamo molto fortunato perché abbiamo dato la possibilità alla città, ma non soltanto alla città di Catanzaro, ma a chiunque, perché noi siamo aperti a tutto. Le dico che dal momento in cui siamo nati, ci siamo affacciati nel mondo di Facebook, che è la pubblicità immediata, siamo intervenuti su Brindisi, dove una signora ci ha contattato sul nostro numero telefonico dicendo che aveva dei problemi perché non si poteva permettere un avvocato per tutelare i suoi diritti. Allora, noi, tramite i nostri avvocati, perché abbiamo ben 4 avvocati all'interno dell'associazione, abbiamo mandato un avvocato di Bari e col gratuito patrocinio abbiamo tutelato i diritti della signora. Ed è stata una piccola vittoria perché abbiamo dato quel supporto anche a distanza a una persona che era di Brindisi. È una cosa bellissima. E ricevere poi un messaggio, un messaggino sul telefonino dove dice: grazie per avermi acceso la luce nel buio pesto della notte perché ho visto il raggio di sole. Ed è una cosa bellissima e emozionante nel leggere quei messaggi, ma sono piccoli soddisfazioni che però ti danno quella forza di andare avanti, perché la cosa bella è proprio questa. Certo. Quali le problematiche che avete affrontato finora con maggiore frequenza? Parlava prima di aspetti legali, ma sì, non solo. Noi oggi, la tematica che quotidianamente arriva da noi, che è quello dei posti di lavoro. Io ho sempre detto a tutti quanti che il chiama di ascolto non è un ufficio, non è un ufficio di collocamento, certo, ma è uno sportello per la tutela dei diritti. Purtroppo non facciamo questo tipo di lavoro. Ha ragione lei nel momento in cui fa l'osservazione, la tematica che quotidianamente viene affrontata dallo sportello è quella del legale, perché prettamente il 70-80% delle persone si rivolgono a noi per i problemi legali. Perché è un mondo in cui non c'è più giustizia. Non c'è più giustizia. Ha detto una cosa molto importante: questa è una società ormai avida del pensare a se stessi, dove non si guarda più la disperazione, non c'è più la comprensione. Quando si era piccolini vedevi le persone più adulte che comunque erano più compatte, erano più amiche, si erano più amici. Oggi invece questa società ci ha portati a essere avidi, a essere una società a pensare a se stessi, dove non si guarda più se c'è la persona che è disperata o meno. E allora noi abbiamo pensato, questo gruppo di persone che ha fondato il Chiamati Ascolto, a dare questo supporto alla gente, che per dare una speranza, per dare la possibilità di tutelare i loro diritti. Ecco, uno sportello, un telefono amico lo potremmo, certo, definire, anche. Quindi fate in modo che insomma le persone, i cittadini non debbano affrontare quei problemi, quelle lungaggini burocratiche, anche quella farraginosità proprio in cui si incorre normalmente, quindi anche questo è un aspetto, immagino, che anche, è importante da tenere conto. È vero, ha fatto un'osservazione molto giusta, sì, è vero, anche questo noi ci occupiamo, perché in effetti nel momento in cui il cittadino viene da noi per porre il suo problema, è ovvio che nel momento in cui il professionista, secondo il tema che va a essere affrontato, dà un supporto gratuito, perché la cosa più importante è questa, è gratuito. Quando mai hai un professionista a tua disposizione che ti dà un supporto, un consulto, una consulenza gratuita? Proprio per dire, noi siamo qua per dare alla città, ma non soltanto non alla città, ripeto, non soltanto alla città, ma anche qui alla gente di Soverato, ma dell'Interland catanzarese, e dire: venite, perché noi stiamo predisponendo con i vari comuni anche delle lettere d'intesa, di dire ai comuni: noi siamo qui, se c'è qualcuno che è pronto, che ha bisogno, che venga su Catanzaro, e c'è uno sportello amico,
anche un numero di telefonico che lei adesso ha menzionato. Sì, e lo ripetiamo magari più volte anche nel corso di questo. Grazie, 0961 722096, dicevamo. Quindi è una proposta questa che lanciate nei confronti dei comuni, qualcosa che state attuando. La stiamo attuando, sì, le ripeto, a breve avremo due lettere d'intesa, una col comune di Pentone, che saluto il sindaco Michele Merante, e una con il comune di Montepaone, Mario Migliarese, è una persona molto squisita, entrambi molto persone veramente amiche, amici, ma persone veramente che hanno capito l'importanza dello sportello. Ci stiamo predisponendo anche nei confronti degli altri comuni per portare avanti questa idea, questa intesa, perché ripeto, dare questo supporto alla città o al cittadino in questo caso è importante, anche perché anche lo stesso comune, nel momento in cui ha la possibilità comunque di affacciarsi allo sportello e spogliarsi di una problematica nei confronti dei cittadini, secondo me è importante anche, no? Ecco, in questo particolare momento difficile che vive l'umanità, parlavamo appunto di un mondo senza giustizia, vi siete trovati anche ad affrontare dei casi di disperazione? Certo. Stiamo affrontando, per una questione di privacy non entro nel merito, stiamo affrontando dei problemi molto seri, che si trattano di persone che sono senza case, dove le politiche sociali sono molto assenti. Non voglio qui a fare adesso a polemizzare nei confronti di questo o di quel assessore o consigliere o dirigente, ma penso che quando il cittadino si affaccia nelle politiche sociali, che è l'assessorato più importante all'interno di un comune, penso che il dirigente o l'assessore deve spogliarsi di quel titolo che ha e di essere molto più umano, affrontare la gente con occhi diversi, perché c'è molta disperazione, mi creda dottoressa, c'è molta disperazione intorno a noi, e noi non vogliamo guardare, perché noi non lo vogliamo, perché questa società ci ha portato, ripeto, a essere egoisti, a pensare a se stessi, a noi, quando invece c'è gente intorno a noi che non ci rendiamo conto, che veramente affronta momenti molto molto forti, molto veramente tristi. E adesso noi siamo oggi è 20 di gennaio, siamo a distanza di 20 giorni, no? Dal nostro Capodanno, dal Natale, dalle feste natalizie, ma c'è stata gente che senza neanche 10 euro che è venuto allo sportello. Ecco, vi sono noi, capitate quindi ovviamente. E noi ci siamo prodigati anche in questo. Ecco, lo dice anche con una certa emozione. Ma che emozione, sì, è emozione sue... perché mi rendo conto, perché noi non siamo una banca, siamo anche noi, io sono un libero professionista, dove soccombo nelle spese del chiamati ascolto, perché noi non abbiamo alle spalle chi ci paga, noi è un volontariato, è una olus dove affrontiamo le spese di tasca nostra. E questo ci conforta ancora di più a essere tranquilli, sereni, a portare avanti un pensiero, perché dietro nella mia stanza, alle mie spalle, c'è scritto onestà, legalità e trasparenza, perché secondo me sono i tre temi dove ognuno di noi ogni mattina dovrebbe guardarsi allo specchio e dire: io devo essere onesto, leale e trasparente nei confronti di chi sta di fronte. Ecco, anche supporto di tipo psicologico viene fornito. Su questo noi ci siamo appoggiati, non so se lei conosce Maria Grazia Muri, a Starte, che tratta violenza sulle donne, è anche psicologa, per cui anche questo è un tema molto forte. Molto attuale, quando si parla di mobbing, si parla di violenze, fortunatamente fino ad oggi non ci è capitato nessun tema di questo tipo, nessun argomento da affrontare, però ci si è posti la domanda nel momento in cui se si dovesse verificare un'eventuale richiesta, abbiamo avuto la possibilità, perché tramite Maria Grazia Muri, una
una persona splendida, avremo il loro supporto su questo tema. Ecco, qual è la fascia di età magari che si rivolge più frequentemente a voi? E più donne o più uomini? Donne. Donne. L'80% è donne. Fascia d'età, diciamo dai 50 in su. Gente disperata che è senza lavoro, gente che non ha dall'oggi a domani si è trovata a spasso. La problematica poi precipua, diciamo, è proprio quella mancanza di lavoro. Mancanza di la lavoro. Disperazione la disperazione poi che poi all'assenza di lavoro. Ti ritrovi in una società, vieni catapultato in una realtà dove non eri abituato, perché fin quando bene o male ti arrivava lo stipendio in casa, ti arrivava entrava in tasca quei soldi, ti eri organizzato la tua vita per quello che tu guadagnavi. Nel momento in cui ti viene a mancare quell'introito, vieni catapultato in un'altra realtà. È una realtà che io auguro a nessuno, non l'auguro a nessuno, ma noi la tocchiamo tutti i giorni questa disperazione. E io faccio il libero professionista, eppure non le nascondo che ci sono delle giornate che trascorro allo sportello, dove arriva tanta di quella gente che è disperata, che vuole essere ascoltata. Ecco, chiama, ti ascolto. Tengo anche a dire che magari chi non ha la possibilità di effettuare la telefonata, che magari ci faccia avere il suo numero, lo chiameremo noi, perché noi abbiamo la possibilità di chiamare. Abbiamo fatto una convenzione con la Timmi proprio per questo. È un numero particolare il nostro. Noi non è che devono per forza chiamare, ma anche darci la possibilità di dare il loro recapito telefonico, e noi li chiamiamo, anche per ascoltare. Perché anche questo è importante, perché oggi non ci si parla più. Lei, se lei le dovesse capitare, io lo guardo nella mia città, quando cammini per le strade al mattino, ti ritrovi quelle panchine dove ci sono piene di persone anziane che non si parlano tra di loro, non si parlano tra di loro, perché la tecnologia odierna ci ha portati anche a non parlare più, no? Perché ormai messaggiamo, chattiamo, no? Certo. E allora non si parla più. E il telefonino, il nostro interlocutore. Certo, perché adesso col telefonino si fa tutto, no? Certo. La tecnologia ci ha portato a fare questo. E non a svantaggio dei rapporti umani. Abbiamo perso il rapporto tra... Non ci si parla più. E allora noi diciamo a questa gente, a chi vuole, a tutti, dal bambino all'adulto, chiamate, noi saremo lì ad ascoltarvi. Anche questo, ad ascoltare. Perché è importante, perché avere dall'altra parte, al capo del telefono, una persona che ci sia pronto, ti ascolto. Certo. Bene, complimenti davvero per questa bella, importante, seria e fondamentale iniziativa, visto appunto anche il periodo storico che stiamo vivendo. Quindi ricordiamo 0961 72 2096, chiamati ascolto per la tutela dei diritti dei cittadini, quindi uno sportello, un telefono amico come abbiamo detto. Gli orari di apertura? 9:30. 13, 15 e 30, 19, dal lunedì al venerdì, sabato facciamo un po' la mattina, sabato e domenica sabato, una pausa, sì, perché ci dobbiamo organizzare anche per qualcosa interna, certo. Per poi riprendere il lunedì mattina. Ecco, diceva appunto dei collaboratori, giusto, siamo in chiusura, quanti collaboratori, lo diceva in apertura? Allora, noi siamo... quanti operatori, insomma? Siamo sei, al momento siamo sei presenti quotidianamente, però ci sono questi 21 professionisti, perché a secondo il tema che arriva, c'è la signora, perché ci sono due segretarie che si alternano al mattino e pomeriggio, riceve la gente, le persone che arrivano lì allo sportello, se ascoltano, prendono appunti sul tema e poi danno la possibilità al professionista di ritrovarsi quel giorno per dare il consulto gratuito al cittadino, per dare a loro una risposta giusta per quello che lo vogliono, giustamente anche dare questo supporto alla gente, perché, ripeto, bisogna dare la possibilità per tutelare i loro diritti,
E io penso che sia la cosa fondamentale. E lo sportello Chiamati Ascolto è pronto lì ad abbracciare a tutti quanti. Grazie, grazie buona, a lei, buona serata. E a Telemia. Grazie, buona sera ai nostri telespettatori e ai prossimi appuntamenti.